quattro mesi del piano di aiuti finanziari per la Grecia ha rafforzato la propensione al rischio sui mercati, agevolando un ulteriore ritracciamento del franco svizzero, tra le valute più gettonate come asset rifugio. Il cross tra l'euro e la divisa elvetica è risalito a ridosso di quota 1,08 sui massimi da quando a metà gennaio la Swiss National Bank ha rinunciato alla difesa del cap a quota 1,20. Dubbi in seno al board della Bank of Japan circa il raggiungimento del target di inflazione al 2% a causa dell'effetto del calo dei prezzi energetici. Dalle minute dell'ultima riunione della banca centrale nipponica è emerso che tre membri vedono allontanarsi il raggiungimento del target. Il governatore della BOJ, Haruhiko Kuroda, ritiene comunque che il calo del prezzo delle materie prime energetiche produrrà un effetto positivo sui consumi e quindi sulla domanda interna. Passo falso del dollaro neozelandese è tornato sotto area 0,75 contro il dollaro statunitense. Il cosiddetto kiwi ha pagato dazio in scia alle aspettative di inflazione bassa nel prossimo biennio. L'ultimo sondaggio pubblicato dalla Reserve Bank of New Zealand vede l'inflazione a due anni all'1,8%, livello più basso dal lontano 1999. Nuovo allentamento monetario da parte della banca centrale turca. L'istituto guidato da Erdembaş ha abbassato di 25 punti base il livello dei tassi di interesse una settimana, scesi quindi al 7,5%. Si tratta del secondo taglio consecutivo, motivato dall'allentarsi delle pressioni estative. È una fragile toppa o una saldatura efficace quella messa a cavallo del fine settimana alla questione greca? Reggerà e quanto? Cambierà qualcosa nei quattro mesi di durata del prestito ponte o ci troveremo punto a capo? Benvenuti a una nuova puntata di Forex Time, nella quale cercheremo di rispondere a qualcuna delle tante domande rimaste in evase dopo l'accoglimento da parte dell'Eurogruppo della lettera con le prime riforme proposte dal governo Tsipras, ora indebolito anche sul fronte interno. Lo faremo con un occhio di riguardo per i mercati valutari, con l'aiuto di trader e analisti in compagnia di IG, rappresentata oggi in studio da Claudio Brugarello, a cui diamo il bentornato. Grazie, buongiorno a voi. Prima di iniziare vi ricordo gli indirizzi a cui potete inviare le vostre email: forextime@finanzaonline.com, oppure potrete scriverci via Twitter a @forextime. Iniziamo, dovremmo essere ora in collegamento diretto con la sala operativa di Milano DG, dove c'è Filippo Diodovic. Buongiorno Filippo. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo sicuramente dalla questione greca. Direi che non si può neanche parlare di quasi neanche di inizio di una soluzione, visto che la lettera del governo Tsipras è stata accolta con molte riserve e solo come un primo piccolissimo passo sulla via della soluzione della questione. Dopo il fiume di dichiarazioni che sono uscite in questi giorni, spesso contrastanti, che idea ti sei fatto? Sì, diciamo che la nostra idea è che comunque si è cercato di guadagnare tempo, quindi con un'estensione del programma di aiuti di quattro mesi, una soluzione definitiva è quindi rinviata. Come hai detto tu giustamente, c'è stata questa lettera da parte dell'esecutivo di Atene, soprattutto promossa dal ministro delle finanze Varoufakis all'Eurogruppo. Ci sono state molte critiche, soprattutto dubbi più che critiche, soprattutto da parte della BCE, ma anche da parte del Fondo Monetario Internazionale, perché comunque è difficile quantificare i benefici che possono arrivare da queste riforme promesse da Tsipras. Ricordiamo come in questa lettera si è cercato di sottolineare l'impegno dell'esecutivo di Atene, del governo, di fare una lotta contro il contrabbando, contro l'evasione fiscale, contro la corruzione nel settore pubblico, cercare di portare il settore pubblico un criterio di meritocrazia. E poi i punti più fondamentali, insomma, sul un taglio della spesa pubblica o sulla la riforma delle pensioni l'aumento dell'IVA, insomma, sono molte cose ancora da rivedere, da discutere tra il governo di Atene e i rappresentanti della Commissione Europea e della stessa BCE e del Fondo Monetario Internazionale, che adesso non si chiama più Troica, ma però insomma sono sempre gli stessi partecipanti.
Ecco, quindi noi quello che crediamo è che comunque la crisi non è ancora finita, bisognerà ancora ridiscutere, soprattutto per quanto riguarda il debito, cosa fare col debito greco, se ridurre gli interessi, se riscadenziarlo o se, come noi non crediamo, ci possa essere un haircut sul debito. Quindi ecco, è una situazione ancora complicata, però ecco, questa estensione del programma di aiuti di 4 mesi dà comunque respiro all'economia greca. E dunque però per il cambio sull'euro dollaro che effetti ha? Perché comunque siamo sempre rimasti all'interno del range che ormai dura da qualche settimana, diciamo la parte più alta si può individuare a 1,15, in realtà c'è prima una resistenza anche a 1,146 e la parte bassa a 1,126. Oltretutto in questi giorni ci sono anche le dichiarazioni di Janet Yellen al Senato americano che è alla Camera americana, che sembra siano state accolte dal mercato come una visione dovish, ossia di un rialzo dei tassi di interesse non così immediato. Sì, abbiamo visto come, soprattutto graficamente, osservando il cambio euro dollaro, è rimasto proprio in questo fascio orizzontale, questo rettangolo con gli estremi che tu hai citato. Abbiamo visto ieri la Yellen al congresso, è stato molto interessante perché ha dato proprio un'idea sulle tempistiche del rialzo del costo del denaro. Ecco, queste tempistiche hanno lasciato intendere che l'incremento del costo del denaro negli Stati Uniti non sarà proprio nel breve periodo. Infatti la Yellen ha cominciato a dire che il board, quindi i membri della commissione operativa della Federal Reserve, valuteranno attentamente l'evoluzione dell'andamento dei dati macroeconomici. Se i dati macroeconomici dovessero mostrare un'ulteriore ripresa dell'economia americana, incominceranno già solamente a togliere quella parola che loro chiamano paziente, patient, per quanto riguarda la politica monetaria, e quindi da quel momento in poi ad ogni meeting della commissione operativa si potrà discutere di un rialzo del costo del denaro. Ma ecco, almeno fino all'estate quasi sicuramente la Federal Reserve non rialzerà i tassi. Ecco, potrebbe già incominciare a alzarli, se non quindi durante l'estate o nel primo meeting di settembre, che potrebbe essere ecco, una data che potrebbe essere interessante per un rialzo dei tassi di interesse. Certo, ecco, bisognerà vedere, quindi bisognerà attentamente controllare l'andamento delle variabili macroeconomiche, soprattutto quella variabile che la stessa Yellen ha citato più volte, che è la crescita dei salari. Il numero uno della Federal Reserve ha detto come il mondo del lavoro, il fronte occupazionale, ha evidenziato risultati molto positivi per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, che è sceso notevolmente, e anche la creazione di posti di lavoro, sempre più di 200.000 posti di lavoro per almeno 14 mesi consecutivi. Però ecco, non ha ancora evidenziato segnali concreti di ripresa la crescita dei salari, e la crescita dei salari è molto importante perché poi contribuisce alla spesa per consumi che conta per almeno 2/3 del PIL americano, quindi sarà da valutare attentamente. E al momento quindi il dollaro ha perso un po' di forza, però per quanto riguarda quel medio-lungo periodo sul cambio euro-dollaro noi rimaniamo sempre ribassisti. Senti, parliamo di un altro cambio che si è rafforzato nel momento in cui ci si è avviati verso questa estensione, diciamo questo accordo, questo primo accordo in seno all'Eurogruppo, l'euro franco-svizzero. Il franco-svizzero si è indebolito, si è arrivati in zona 1,08. La valuta svizzera sta tornando a svolgere il suo ruolo di valuta rifugio, secondo te, ed è possibile riavvicinarsi in ottica di trading a questo cross? Allora, per quanto riguarda ecco, il trading sull'euro franco svizzero, è vero che nelle ultime settimane il franco svizzero si è deprezzato, l'euro franco svizzero è ritornato verso l'alto, è arrivato a 1,08, potrebbe anche arrivare a 1,10, però non ci aspettiamo comunque un euro franco svizzero che possa ritornare a quella vecchia soglia di 1,20. Pensiamo che adesso questa corsa potrebbe fermarsi sul momento. Ci sono delle vendite di franchi svizzeri legate molto probabilmente alla situazione di
riscon che vediamo sui mercati, vediamo i mercati azionari che continuano a evidenziare dei forti rialzi, questo ha portato un po', diciamo, ha portato un, cioè, un po', diciamo, di allentamento delle tensioni sulle crisi, ma la Grecia è stata perlomeno rimandata la soluzione, in Ucraina si sta cercando di arrivare a si sta cercando comunque, sono comunque diminuiti gli scontri, anche se continuano, però c'è comunque una diminuzione delle tensioni, ecco, questo ha portato comunque una certa vendita per quanto riguarda quelli che vengono considerati i beni rifugio, quindi anche vendita dei franchi svizzeri, però come detto quindi per il breve periodo può essere interessante entrare in acquisto su euro franchi svizzeri, ma per quanto riguarda il medio periodo rimaniamo anche su questo cambio, rimaniamo ribassisti. Un ultimo sguardo lo diamo alla Turchia, la banca centrale ha abbassato i tassi di interesse e anche il tasso overnight, ma al primo ministro Davutoglu non basta. Secondo te l'economia turca ha bisogno di ulteriori stimoli da parte della banca centrale come vorrebbero il presidente e il primo ministro o no? Cioè ha bisogno di un indebolimento della lira turca o no? Allora, per quanto riguarda la lira turca è molto interessante come caso, perché c'è stato questo taglio dei tassi di interesse molto voluto dal governo, anche dallo stesso presidente Erdogan, che hanno insistito hanno fatto forti pressioni alla banca centrale per ridurre i tassi di interesse, e secondo lo stesso governo di Istanbul non è stata sufficiente la manovra, doveva essere molto più ampia, e lo vediamo sui mercati valutari, la lira turca non è che sia mossa particolarmente rispetto alle altre valute, con l'euro rimane insomma intorno ad area 2,80, ecco, forse il cambio più interessante per quanto riguarda opportunità di trading potrebbe essere il dollaro, lira turca, che potrebbe, ci sono, diciamo, possibilità che c'è spazio, ecco, per salire ulteriormente, siamo vicini a delle resistenze importanti in area 2,50-2,52, ecco, dovesse superare questi livelli può essere interessante entrare in acquisto, proprio perché ci aspettiamo comunque una banca centrale sempre più espansiva, questo è molto legato, diciamo, ai dati macroeconomici, visto che la fiducia dei consumatori è arrivata sui minimi degli ultimi 4 anni, la stessa crescita del PIL che il governo vuole rilanciare sta diminuendo notevolmente, la Turchia cresceva con una media del 5%, siamo scesi verso il 2-3%, quindi c'è quindi spazio per ulteriori manovre, vedremo cosa farà la banca centrale, che comunque deve stare sempre attento comunque a controllare l'inflazione, però ecco, come detto, è un cambio molto interessante per fare trading. Benissimo, abbiamo terminato con Filippo, ti ringraziamo per le informazioni che ci hai voluto dare, ti diamo appuntamento alle prossime puntate. Buon lavoro. Grazie a voi. Passiamo ora a vedere la grafica con quelli che saranno i principali appuntamenti macroeconomici dei prossimi 7 giorni. Cominciamo con 2 appuntamenti che in realtà sono fuori calendario, l'audizione del presidente della Federal Reserve Janet Yellen alle Commissioni Finanze della Camera questo pomeriggio, che non si discosterà da quanto detto ieri al Senato. Più importanti le parole di Mario Draghi al Parlamento europeo alle ore 17:30. Giornata ricca di appuntamenti quella di domani con i dati sull'inflazione americana a gennaio e la prima lettura del PIL britannico nel quarto trimestre 2014. I prezzi al consumo statunitensi dovrebbero essere scesi in territorio negativo per quanto riguarda la misura headline, mentre il dato core dovrebbe aver segnato un più 0,1% su base congiunturale rispetto al mese precedente. La crescita del prodotto interno lordo britannico dovrebbe invece confermarsi solida, le attese la vedono al 2,7% annuo. Venerdì avremo anche le rilevazioni sull'inflazione in Germania a febbraio con un segnale di recupero. Secondo il consensus, i prezzi al consumo dovrebbero essere saliti dello 0,6% rispetto al mese precedente, dopo il meno 1,1% di gennaio. Infine, settimana prossima, martedì, riunione dall'esito incerto per la Reserve Bank of Australia, con tassi di interesse attualmente al 2,25%, e mercoledì il probabile rialzo per l'Istituto Centrale Brasiliano a 12,75% da 12,25% secondo le attese. È il momento dell'operatività, è il momento dei trader, è il momento di Valerio Corallo e Luca Luongo. Buongiorno, siete con noi? Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Allora dunque, non perdiamo tempo e cominciamo a chiedere a Valerio, in tutto questo bailamme della questione europea, lui in realtà che cosa ha guardato? Ma ci siamo spostati verso il Pacifico, guardando all'Australia,
guardando ad alcune intuizioni dove, legate soprattutto alle materie prime, guardando alcuni ordinativi addirittura di aziende come Airbus che sta incrementando le vendite e quindi la richiesta di titanio e altre materie prime importanti, dove l'Australia è una delle prime esportatrici. E quindi ci siamo mossi sul cambio OutCAD, scusate, OutUSD, per cercare delle soluzioni di trading che potrebbero essere anche abbastanza soddisfacenti. Se posso, infatti abbiamo visto che c'è stato un crollo della valuta sul dollaro in seguito ovviamente alle mosse della Banca Centrale australiana. Il PIL è ancora molto debole, ci sono timidi segnali di ripresa e in questo momento proprio questi timidi segnali ci portano a iniziare a operare su un long di medio-lungo periodo, poiché se dovesse riprendere come si spera e si pensa, soprattutto l'economia cinese con le case l'immobiliare cinese, si potrebbe avere anche un rialzo della valuta australiana. Secondo te dove potrebbe arrivare il dollaro australiano? Allora, come primo obiettivo, potrebbe arrivare a 0,82 sul dollaro, ma potrebbe tentare a quei livelli poi il test dei livelli di Fibonacci a 0,834, 0,85. Però questo ovviamente in un'ottica di ampio respiro e di lungo periodo. Va benissimo, grazie Valerio. Torniamo invece da Luca e chiediamo anche lui che cosa ha seguito nelle ultime settimane. Guarda, anch'io mi sono spostato in zona Pacifico, visto che l'Europa era massacrata da queste continue notizie macroeconomiche che arrivavano dalla Grecia, se si faceva l'accordo oppure no. Noi ci siamo soffermati principalmente sul cambio New Zealand USD, ovviamente perché crediamo nella forza ancora del dollaro, anche se le parole di ieri della Yellen non hanno portato buone impressioni sul cambio, su questo cambio. Noi vediamo un'ottica short, ovviamente siamo entrati in zona 74,95 e con possibile target a 0,73,30. Altra cosa che ci fa ben sperare a una continuazione short di questo trend che alla fine è di fondo, il continuo rimbalzo del prezzo su una media a 50 periodi. Se notiamo, ha già rimbalzato 3 volte. Questo è un grande segnale che il mercato al momento ci sta dando. Ovviamente noi lo stop loss abbiamo messo qualche pip sopra, ovviamente per tutelarci da eventuali notizie come ieri che possono muovere il mercato in una determinata direzione, ma come ben sappiamo poi il trend di fondo invece è tutt'altro. Perciò New Zealand USD nella nostra ottica continua a rimanere ribassista e per chi volesse ancora entrare su questo cross, beh, gli consiglierei di farlo adesso perché non pensiamo che vada al di sopra della zona degli 0,76 e 50. Perfetto, grazie Luca. Passiamo ora all'operatività e alle domande da 45 secondi della sfida. Ok, parliamo di euro-yen, parliamo prima con Luca, l'euro-yen con i dubbi in Giappone sulla possibilità di raggiungere un tasso di inflazione nel 2016 del 2%. E il taglio dei tassi da parte, cioè l'inflation report, con un'inflazione molto bassa da parte della Bank of Japan. Come vedi impostato il cambio euro-yen, Luca? Guarda, anche se sta vivendo una fase di lateralità oramai da qualche settimana, questo cross, noi aspettiamo l'evolversi sia da parte della Bank of Japan e anche da parte della BCE, della Troika, per quanto riguarda la situazione Grecia, perché secondo noi al momento non è ancora ben delineato nessuna cosa. Ecco perché aspettiamo una rottura dei due livelli, ovvero se il prezzo dovesse rompere la resistenza posta a 136,60, noi avremmo un'ottica long. Se
mentre se il prezzo dovesse rompere il livello di 133,95, beh, l'ottica sarebbe nettamente short. Perciò prima di operare aspetterei la rottura di uno dei due livelli. Ovviamente se rompesse long, finisco solo, certo, andremmo in target zone di 140 più o meno, mentre se rompesse short il target è 130,90. Perfetto, grazie Luca. Spostiamoci ora su Valerio che ci dà la sua view sul euro yen. Concordo pienamente con Luca, non tanto per sviare la domanda, ma proprio perché i segnali e i livelli sono perfetti sia sul long che sullo short. In questo caso, dal momento che sta lateralizzando, si deve tradare ciò che si vede, non ciò che si pensa, e per vedere qualcosa bisogna attendere proprio quei livelli. Perfetto, proseguiamo con te Valerio, spostiamoci sul cable sterlina-dollaro che ha raggiunto livelli, sono due economie forti, si è tornati su livelli interessanti in area 1,55, zona di ex supporto, anche in relazione a quello che ha detto la Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen. Come vedi impostato questo cambio? Ma dopo la rottura della resistenza del trend che l'ha portato al crollo, lo vedrei long fino ai primi livelli di Fibonacci, quindi fino a 1,5778. Da lì in poi bisogna vedere, a parte il fatto che è molto lontano, quindi ci vorrà del tempo, probabilmente quel tempo necessario che coinciderà con altre dichiarazioni della Yellen, e da lì in poi si potrebbero fare delle considerazioni diverse. Dal punto di vista fondamentale, i dati macro dell'Inghilterra sono tutti positivi, eccetto che la bilancia commerciale, ma questo è dipeso dal calo del petrolio, quindi è un'economia in crescita. Penso che sia un long fino a quei livelli. Perfetto, grazie Valerio. Luca. Allora, guarda, concordo pienamente con Valerio, il trend di fondo è nettamente rialzista. Ovviamente io credo più in dati positivi della sterlina rispetto al dollaro americano, perché nelle ultime 2-3 settimane ci aspettavamo dati positivi macroeconomici da parte dell'America e così non è stato. Ecco perché per un'eventuale operatività io aspetterei un ritracciamento in zona 1,5415 per poi cercare un ingresso long e proiettarci in zona 1,5581. Stop loss su quel bel supporto barra resistenza che si è venuto a formare nelle precedenti settimane e mesi a 1,5320. Questa è l'operatività che noi suggeriamo. Perfetto, grazie Luca. Spostiamoci ora in Turchia, vediamo il dollaro, lira turca. Con te Luca cominciamo. Abbiamo visto prima della situazione che c'è in Turchia, questo cambio si sta riportando verso i massimi storici che ha segnato il 12 febbraio scorso. Secondo te ci sono possibilità di ulteriori estensioni del dollaro americano? Guarda, ti dirò, un taglio continuo dei tassi di interesse fa sì che la moneta si debiliti. Ecco perché noi crediamo che al momento il primo target è quello storico che si è venuto a formare il 12 febbraio, come dicevi te, a 2,50. Noi crediamo, visto che il trend di fondo è rialzista e visto che molte volte il prezzo ha già rimbalzato su questa trend line, crediamo che questo massimo si possa raggiungere nuovamente nelle prossime settimane. La rottura o non di questo massimo è dovuta principalmente alle notizie che usciranno in quel periodo sia da parte americana e sia da parte turca. Però come penso, secondo me, il target al minimo di 2,50 si raggiungerà. Perfetto, concludiamo ora con l'opinione di Valerio sul dollaro lira turca. Anche per me il long parte da 2,48, sopra 2,48,50 con un obiettivo, il primo obiettivo sicuramente precedenti i massimi a 2,50 a 51, ma come obiettivo della figura tecnica che sta facendo anche addirittura a 2,57. Lo stop lo posizionerei sotto i 2,42. 2,42, perfetto. Allora, vi ringraziamo Valerio e Luca di essere stati con noi, vi diamo appuntamento alle prossime puntate, buon Forex a voi. Grazie, buon Forex anche a voi.
Claudio, invece come la pensano gli utenti di IG? Andiamo a dare un'occhiata. Quello che più mi ha colpito in realtà è stato vedere come nelle ultime settimane il modo di operare dei clienti si è un po' modificato. Prima c'erano delle posizioni diciamo, un po' più decise sul lungo periodo, invece in queste ultime settimane prevalgono le posizioni di brevissimo, quindi molti clienti nostri fanno quasi scalping, ecco, per intenderci. Questo lo vediamo da cosa? Andiamo a vedere un po' i vari grossi che abbiamo visto. Esempio, uno su tutti l'euro-dollaro. Sappiamo che è in una fase di lateralità già da qualche settimana. Ecco, in questo momento c'è il 56% dei clienti che sono short, quindi capiamo come più o meno siamo tutti lì in attesa, aspettare altri dati, insomma, per prendere poi una direzione. Anche qui il cable, sterlina contro il dollaro americano, anche qui siamo su un 53% long, quindi proprio questo fa capire come tutti i nostri clienti sono diciamo in una fase di attesa e quindi si prevalgono le operazioni di breve. L'unico cross, diciamo, che mi ha colpito è proprio quello delle principali valute contro la lira turca. Sia l'euro che contro la lira turca, che il dollaro contro la lira turca, abbiamo dei valori molto importanti. In entrambi i casi siamo nel dollaro americano contro lira turca, il 73% short, quindi non prezzarsi della lira contro il dollaro, e allo stesso modo l'euro contro la lira turca, anche qui siamo sul 94% short. Quindi questo grosso, questa valuta si sta apprezzando nei confronti delle principali valute. Quello che è interessante è che quindi molti clienti prevale lo scalping proprio per l'operatività di brevissimo, perché non ci sono magari c'è un po' di incertezza, ecco, sui mercati, anche vista la fase di lateralità. Altra cosa da dare un'occhiata è il segnale, un segnale che diciamo che mi ha colpito, è quello sull'euro-dollaro, è proprio un segnale denominato da noi da Signal Center, che è una società che ci fornisce i segnali. Sono due società, sono PFIRST e AutoChartist. Proprio questo a livello operativo velocissimo, si acquista l'euro-dollaro a 1,1345 con un target fissato a 1,1385, con un livello di stop 1,1325. Questa conferma di quanto ho detto, operazioni di brevissimo, proprio lavorare proprio su supporto e resistenze su base chiaramente giornaliera, quindi con grafici anche a 5 minuti. È il momento di approfondire i temi che interessano chi si avvicina al trading nel Forex per chi inizia. Un paio di settimane fa abbiamo introdotto l'oscillatore stocastico, oggi lo riprendiamo e Claudio lo approfondiamo. Sì, abbiamo, diciamo, dato un po' quella che è la definizione. Riprendiamo, la cosa non è altro che fa parte della categoria degli oscillatori, tra l'altro è tra i più utilizzati. Ci permette cosa? Proprio di capire quelli che sono i movimenti del mercato, sia in fase di ipercomprato che di ipervenduto. Senza entrare troppo nella formula, non è altro che la relazione tra i vari prezzi che si verificano all'interno di un arco temporale. È messo in relazione a delle medie mobili, quindi proprio alla media dei prezzi, e ci permette di capire le fasi di ipercomprato, quindi cosa vuol dire? Fasi in cui il mercato sta salendo e, diciamo, numerosissime persone hanno fatto operazioni long e quindi potrebbero partire le prese di profitto, quindi chiudere le posizioni long ed entrare short. Esattamente all'opposto nel ipervenduto. Nel caso pratico, come funziona? Allora, non c'è bisogno di fare il calcolo, essere dei tecnici. I software come i nostri grafici in Pro Real Time lo calcolano in automatico. Si muove tra dei valori tra 0 e 100. I valori che ci interessano quali sono però effettivamente? 80 e 20, dove superato l'80 siamo in una fase di ipercomprato, come l'ho spiegato precedentemente, e al di sotto dei 20 siamo ipervenduto. Strategia operativa come si configura, Alessandro, effettivamente? Nel momento in cui rompe a rialzo la fase di 20, potrebbe essere interessante aprire delle posizioni long. Viceversa, nel momento in cui rompe a ribasso, diciamo, supera la soglia dell'80, fare delle operazioni short. C'è da dire una cosa, a mio avviso, che è molto importante. Questo oscillatore, come tutti gli oscillatori, non è il sacro Graal. Quindi anche io stesso, quando vado a fare le mie analisi,
Non mi baso unicamente sullo stocastico o eventualmente un altro oscillatore RSI per intenderci, ma lo associo sempre a un'analisi magari con dei supporti, resistenze, piuttosto con delle medie mobili, quindi vado a fare uno studio un po' più di ampio raggio e inserendo qualche strumento in più. Questo ci può dare un segnale importante sicuramente anche per vedere le fasi in cui il mercato è laterale. Devo dire una cosa, rispetto ai nostri clienti questo è tra i più utilizzati. Di base tra i più utilizzati insieme alle medie mobili o eventualmente al super trend. Poi nell'utilizzo ci sono varie tecniche, nel senso non solo il rientro dalle fasi di ipercomprato e di ipervenduto, ma anche le divergenze, per esempio. Esatto, questo viene utilizzato anche per andare a valutare quelle che sono le divergenze. Stessa logica nell'RSI, diciamo la fase in cui soprattutto è in fase di short. Viene utilizzato per capire quelle che sono le divergenze del mercato, quindi diciamo il mercato cambia la direzione e si possono prendere delle posizioni esattamente contrarie. Quindi sostanzialmente nel momento in cui il mercato fa due massimi consecutivi al rialzo, uno più alto dell'altro, e invece l'indicatore non conferma, è un segnale di attenzione. Esatto, in realtà non tantissimi clienti lo utilizzano con questa logica, perché diciamo che viene utilizzato come base proprio per l'analisi tecnica. Il dato che mi diciamo colpisce è che gran parte dei nostri clienti non lo utilizza come una cosa fondamentale, come ho detto prima, il sacro graal. Ognuno deve creare la propria strategia in base alle proprie esigenze, perché poi il fattore N, che qua lo rappresenta come il fattore temporale, quindi che può essere una settimana, un mese, piuttosto che più ampio raggio, deve essere fissato dal trader e quindi da chi fa effettivamente le operazioni, anche in base al proprio fattore emotivo e soprattutto al capitale che va a investire. Questo vale anche per l'impostazione dei valori su cui far muovere questo oscillatore, che si basa sulle medie mobili? Esatto, ci sono due, non soltanto due medie mobili che proprio rappresentano le medie prezzi, una lenta e una veloce, quindi la lenta e veloce, la differenza sostanzialmente è proprio nell'arco temporale che prendiamo come riferimento. Quindi concretamente bisogna utilizzare lo stocastico mettendo in relazione anche a ad altri studi. Questo può fare la differenza nel trading, oltre il fattore emotivo, che secondo me è proprio quello determinante. Riuscire a gestire le posizioni bene, avere un giusto money management, fa sì che fa la differenza. Bene, grazie Claudio, ti diamo appuntamento alle prossime puntate. Grazie a voi. Io ricordo ancora una volta che potete scrivere via email a forextime@finanzaonline.com oppure via Twitter a @_forextime. L'appuntamento con la trasmissione è tra una settimana, mercoledì 4 febbraio, sempre alle ore 11. Buon Forex a tutti!